La parola indifferenza è stata fortemente voluta da una sopravvissuta che voi sicuramente avrete sentito nominare, la senatrice Liliana Segre. Come siamo arrivati? Come la popolazione è arrivata ad essere indifferente e addirittura a credere quanto gli veniva detto? Di che cosa si servì Hitler? Si servì di un'arma importantissima che è la propaganda. Che cos'è la propaganda? È andare a pescare gli stereotipi negativi relativi a questa minoranza, a questo gruppo di persone e ripeterli più volte al giorno. E così è stato anche per gli ebrei italiani. Nel 1937 comincia una campagna stampa serrata, parte in Italia un grande censimento per scoprire tutti gli ebrei italiani, individuarli, nomi, cognomi, indirizzi, dove stanno. I nazisti avevano disumanizzato talmente tanto gli ebrei attraverso la propaganda, anche attraverso il linguaggio, da non essere più persone, erano qualcosa diversa da me. E cominciarono le deportazioni. Quei vagoni che vedete lì venivano collocati su questi binari, dopodiché venivano caricati, piombati, il vagone veniva portato in superficie, ma era già oltre le volte della stazione centrale. Quando caricavano le persone qui dentro, non dicevano quante persone Hans abbiamo caricato oggi, dicevano wie viele Stücke, che vuol dire quanti pezzi. E quando veniva, come racconta anche la signora Segre e Anna Frank, veniva dato loro del cibo buttato, gli dicevano fressen. Fressen in tedesco è un verbo che si usa solo per gli animali, mentre per gli uomini si utilizza essen. Quindi abbiamo degli animali completamente disumanizzati. Siamo davanti al muro dei nomi. Il muro dei nomi contiene 774 nomi delle vittime, dei deportati partiti con i primi due viaggi, appunto quello del 6 dicembre del 43 e quello del 30 di gennaio del 44. Questi nomi, come vedete, sono in bicromia, ce ne sono alcuni arancioni, e questi nomi arancioni sono 27 e sono i sopravvissuti. C'è una parte buia, dove sono io adesso, che voglio rappresentare il buio della Shoah, ma comunque questo cono di luce ci dà un segnale di speranza, illuminando in particolare questa barra di metallo che indica l'Oriente, direzione da cui sorge il sole, direzione da cui arriva la luce, direzione di Gerusalemme, la città sacra delle tre religioni monoteiste, ebraismo, cristianesimo, islam. Ho letto una frase che mi ha colpito tantissimo di un sopravvissuto. Una sola cosa è peggiore di Auschwitz: dimenticare che Auschwitz è esistita.